in collaborazione con La Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice il Fiore del Latte, ESI, Eurosurgelati Italia, 3G Group, Pur Acqua, Borgo di Colloredo, Caffè Domingo, DS Service, Villa Deboli, Spazio Relax, Arredamenti Spazio Cucina Vitale. Salve a tutti, benvenuti a una nuova puntata di In Cucina con lo Chef, con me Nicola Vizzarri. Ciao a tutti, con me Maria Di Staso. Ciao Nicola, oggi è lunedì, inizia una nuova settimana e noi dedichiamo ogni lunedì al cibo da strada, piatto street food. Bene. Cosa proponi oggi, Nicola? Oggi prepariamo una ricetta della provincia di Siena. Di Siena. Con pecorino, con gotino, o se non troviamo il gotino è una parte la gota. Prendiamo il guanciale. Sì. Ed è l'impasto fatto con della semola di grano duro, con acqua, olio, lievito naturale, sì, possibilmente, e un po' di zucchero per dare subito quel contrasto. Bene, il ciaccino, Nicola, sarebbe la focaccina schiacciata, termine toscano. Certo, noi andiamo, l'abbiamo già preparata perché è una questione di tempi, sì, tempi e di lievitazione. Prendiamo una teglia da forno, la inoliamo e cerchiamo, sì, di stenderla più sottile possibile, no? Eccola qua. Di, come vedi, bella elastica, sì, senso, andiamo di stenderla, poi andiamo a farcire con proprio con questa versione, con gotino e sì, diciamo che la particolarità è comunque c'è la farina rimacinata, diciamo, sì, di grano duro, non viene messa la farina di grano tenero, ecco, sì, in questa ricetta. Ecco qua, cerchiamo di stenderla bene. Quindi riproponiamo, diciamo, la versione più famosa e diffusa proprio, certo, a Siena, che è fatta con gotino e, certo, il pecorino. Nel frattempo possiamo un attimo alleggerirla, non solo dal pecorino, ma anche con un formaggio fresco, sì, no? Di pecora, oltre che a mettere, diciamo, il pecorino proprio stagionato, no? Sì. Diciamo, questa è un po' la mia versione, diciamo, per dare più quella sensazione di mozzarella, no? All'interno, più morbida. Filante, sì. Filante. Oppure, volendo, possiamo comunque farcirla con, non so, prosciutto cotto. Sì, vabbè, questo sì, però poi andiamo fuori, diciamo, dagli schemi. Sì. Io ho fatto invece questa variante, appunto, sì, 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 sempre la ricetta, tra virgolette, originale, ma io ci metto sempre un po' del mio, diciamo. Sì. Ecco. In questo caso a me piace trovare un po' l'interno filante e abbiamo fatto così. Ecco, ce lo facciamo affettare bene, sottile sottile, lo facciamo sottile, spargere così, in modo che noi quando andremo così, ecco, togliamo la carta e la troveremo già bella, bene, che è pronta, perché se la dovessimo prendere si rompe, vedi, bella così. Perfetto, sì. Un'operazione semplice, veloce e veloce. Cerchiamo di fare delle scagliette di pecorino, sì. Come vedi, il nostro piano in Decton non si fa nulla e ti assicuro che le mie mani sono, è da tempo che lo utilizzi, vero Nicola? Assolutamente sì. Siamo alla seconda In Cucina con lo Chef, sì, e quando registriamo, ecco, dalla mattina alla sera non c'è un graffio, quindi un piano messo a dura prova, anche perché noi abituati un po' a livello industriale, no? Sì. Come cucine non siamo così delicati come può essere la massaia, no? La casalinga. Vero. Ecco qua, abbiamo, bene, finito di compriamo così, adesso cerchiamo un attimo di coprirlo. Andiamo a ricoprirlo adesso, sì, con quest'altro impasto. L'altro impasto che abbiamo diviso, no? Ecco qua. Ecco. Cerchiamo pian piano di stenderlo. Sì. Lo stendiamo prima un attimo così per dargli, se non li portiamo via tutto il condimento. La, no? Farcitura. Sì. Ecco qua. Tanto con l'olio. Ecco qua. Perché poi l'impasto tende sempre
a restringersi. Sì. No? Ecco qua, piano piano, facciamo così e andiamo a posizionarla. Posizionarla piano piano così. A ricoprire, inforniamo a 190 gradi. Per quanto tempo? Una ventina da 30 minuti ci vuole qui, perché comunque abbiamo il grasso che sì. Il guanciale che tende sempre a dare qualche minuto in più. Ecco qua, ci siamo. Bene, inforniamo a 190 gradi per almeno una ventina di minuti. Mentre attendiamo la cottura vi diamo appuntamento a tra poco. A tra poco. Eccoci, bentornati. Bene. Allora, abbiamo sfornato il nostro ciaccino. Lo dobbiamo un attimo lasciar riposare, no? Sì. Per raffreddare, per tagliarlo con comodità. Intanto possiamo già, ecco qua, con una forbice. Guarda che bello, è proprio quello che è. Sì. Mi piace questo bianco. Ripieno, morbido. Sì, che l'abbiamo già con il formaggio fresco, no? Sì. Ricetta velocissima da realizzare, come abbiamo visto. Sì. Io farei molto così. Semplice da proporre per aperitivi, antipasti. Ecco qua. Ecco. Perfetto. Qua. Bene. Non resta che, guarda che bella, abbiamo un profumo spettacolare. Buonissimo. Non resta che proporlo. Bene, potete comunque rivedere le nostre puntate sul sito www.telemolise.com nella sezione In cucina con lo chef. Bene. Grazie Nicola, grazie a tutti alla per prossima. Averci seguito, alla prossima. Ciao. A tutti. Ciao. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Spazio Relax, Villa Deboli, Caffè Domingo, DS Service, Borgo di Colloredo, La Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice Il Fiore del Latte, ESI Eurosurgelati Italia, 3G Group, Pur Acqua,